Quindi, good morning on the talking and the project. On behalf and on behalf of Yerfo, as a whole, I would like to welcome you to Cagliari. And I would like to take this opportunity to stress how much as your presence here, your collaboration on the project, and the pleasure and opportunity for Yerfo. Today, December 13, is the anniversary of the United Nation Convention on the Rights of the Person with Disability. As it is now, the Convention commits the countries that have ratified it so far to adopt the laws that prohibit marginalizing action for any form of intellectual, motor, and sensory disability. There are more than a billion citizens with disability on our planet who could benefit from the right provided for and guaranteed by this document. And today we too, while we are working on this project of ours, are part of the civil society that wants to implement this civilization revolution. Yerfo has a long experience on the topic of inclusive training approach, especially related to disability, and in Italy we represent a solid and leading reality on these topics. Our collaboration on this project is therefore an opportunity to transfer our experience at European level, enriching and contaminating it with the experience and the skill that each of you brings to this common working table. I would therefore like to wish you a good start of the project. Show that over the next 2 years we will develop a project with a great impact, which I am sure it will be the beginning of the journey that I hope you will bring us much satisfaction and other proposals to develop together in the future. It is also my pleasure to let you know as much as possible about the Yerfo and the beautiful city of Cagliari by proposing a few moments of the conviviality besides of our meeting. I remain at your disposal for any need you may have and wish you a good start for this kickoff meeting. Thank you. Thank you. These are the words of the president of Yerfo, Dr. Pili. Now we give the floor to the vice president, the Dr. Ibba. Ok, io parlo in italiano, eventualmente come sempre. I will translate. I popoli del mare, e specialmente qui nel Mediterraneo, e specialmente qui in Italia, parlano da sempre con dei segni per farsi capire fra loro. È un qualcosa che è innato forse nell'uomo e che ovviamente con questo corso che vorremmo, a cui stiamo partecipando tutti quanti, vorremmo far capire l'importanza anche alle persone che non hanno dei parenti, degli amici con la disabilità. Quindi benvenga l'esperienza di ciascun popolo, anche non mediterraneo, per portare il loro contributo nel insegnare i segni per tutte le persone di cui hanno necessità. Non sono soltanto le persone con la disabilità, ma anche le persone che sono a fianco a loro, perché spesso tendiamo a emarginare le persone perché non riusciamo a capirle. Noi dovremmo fare uno sforzo tutti per cercare di far capire agli altri che con un po' di impegno si può imparare questa nuova lingua e riuscire quindi a comunicare anche con le persone disabili. Quindi buon lavoro. Grazie.
Thank you. Okay, I will try to summarize the concept. Dr. Iba said that we as people of the Mediterranean, we are used to communicate through the signs and through the sign language. So for us it's not something new, it's something that it's like inside of our culture. So we are really used to this kind of communication. And for Mr. Iba, it's really crucial that through this project we will be able to teach and to give people the opportunities to understand how to use in the right way the sign language to communicate with people with disabilities and to include people with disabilities that somehow they are excluded from our sphere just because we are not able to communicate properly to them. So this is a big opportunity for both people with disabilities and people living next to disabled people. So he's really happy to start this project together with us, and is sure we will achieve great results in the next years. Thank you. Ci ha raggiunto anche il Claudio Mutas, che è il componente del CDA. Claudio, vuoi dire due parole? Posso dire sicuramente che è un'ottima occasione per cercare di affrontare questo problema che colpisce molti disabili in tutto il mondo, cercare di uniformare questo linguaggio dei segni, è una cosa molto importante. Chi non ha veramente avuto vicinanze con queste problematiche probabilmente non capisce qual è l'importanza della comunicazione tra le persone con disabilità e i loro vicini, i loro parenti, le loro amici, eccetera. Dunque, uniformare un linguaggio per tutti è una cosa importantissima, e dunque do il benvenuto a tutti per questo convegno e auguro un buon lavoro. Grazie. So Mr. Mortas, which is a member of the board of IERFOP, is welcoming us to Cagliari, and he underlines that this is a great occasion for disabled people once again, and he invite us to reflect on the importance of people who had direct experience with disabled people, because only people who really directly experienced this kind of issues can really understand the importance of what we are doing now. And once again, he underlines that we are going to develop a project of great impact, not just for the disabled people, but for the people living next to the people with disabilities. So thank you, Mr. Mortas. Also, the director of formation, Professor Zono. Prego. Buongiorno a tutti. Io ho sicuramente bisogno di Claudia, perché voglio fare una sorpresa agli amici che sono qui. Mr. Zolo prefers to have Claudia as interpreter to welcome to he has a gift for us, a kind of surprise. Allora, l'Europa è un'Europa dei popoli, un'Europa delle minoranze. Un'Europa che anche attraverso la comunicazione dei segni e coi segni deve raggiungere un obiettivo fondamentale, che è quello dei suoi padri fondatori, e cioè l'unità, la condivisione, la democrazia. Io il mio saluto ve lo farò in sardo, perché per me te lo traduco io, te lo traduci in inglese, perché il sardo per me è la mia lingua madre, e il sardo diciamo che significa anche rispetto per altre minoranze. Però Claudia traduci, se no tanto buon ardies a tutti.
Poi mi fermo io ogni tanto. So Mr. Zolo is speaking now in Sardinian dialect. Yeah. Not dialect, language. Sorry, it's a language, it's not a dialect. I'm sorry for that, for the mistake. È una lingua più antica dell'italiano. The Sardinian language is even more ancient than Italian language. So it's a proper language. Sorry for my mistake. Tanto, buon ardies a tutto. Ringrazio sos ospites de Chiana Kerfidu. Con sa presenza in Soro a nos onorare di questa manifestazione. Buongiorno a tutti, vi ringrazio tutti gli ospiti. Buongiorno a tutti, ringrazio tutti gli ospiti intervenuti perché vogliono dare un contributo importante a questa nostra manifestazione. So good morning everyone. I really want to thank all of you for your attendance today. It is really happy to participate to this beautiful project who really wants to help the minority people in community, Europe community in this case. And for this case, thanks again for today. And Oe, este una vie novida, ed essa vie chi s'organizzazione delle Nazioni Unite ha firmato un atto mega importante prodotto soso malaido, stroppiato e disamparato. Ed este sadie chi questa organizzazione ha dedicato appunto a creare una legge importante, un fondamento può dare, può riconoscere il diritto a questa categoria a chi sono più deboli di questa società. Quindi oggi è una giornata molto importante. Today is a very big day. Perché l'Organizzazione delle Nazioni Unite in questa data ha firmato la Convenzione per il diritto e la protezione e la tutela dei disabili. Because only today has confirmed and signed. Aiutami Alessandro, confirm and sign. The United Nations signed today, a paper for the protection of the disabled. Disabled, e i disabili, quindi, da oggi, da questo giorno e dalla data in cui è stata firmata questa convenzione, questo atto, assumono una dignità maggiore nell'ambito della Unione Europea anche e anche di tutto il mondo, perché le Nazioni Unite rappresentano poi tutto il mondo. So because of these days, because of this sign on this big important paper, we call like that, it's a big day for disabled and minorities people. Did they have reached a good level in the society basically? So they've been represented and protected as well. Fino da es origine de su mundo, sol limbazo, sal limbas a es osinnoso, sum vistados fondamentales di sa comunicazione umana. E noi cercamos de approfondire appunto questo fatto, soprattutto tenendo conto de sosinnoso e chi deve ne costituire po una categoria tale surdoso e altre categorie importanti su modo più rapido e più importante di comunicare. Quindi i linguaggi e i segni sono elementi primordiali da cui è partita la civiltà. Language is sign, it's a primordial way how to start to live. La comunicazione è stata la base dei rapporti umani e dei rapporti sociali dalle origini del mondo. Communication has been the base, of course, to get people together. Ecco, e noi approfondiremo questo aspetto nella speranza e nella convinzione che quello che faremo attraverso lo studio di questi segni e la creazione di un linguaggio comune e di una didattica che possa essere applicata in tutti i paesi, possiamo dare un contributo importante in questa direzione.
we will go in more in deep of these sign language communications, and we are going to be sure that this work that we're going to do is going to be so helpful for the society and for disabled in general. Non l'ha fatto tanto lunga, la fino in nove, ringraziando il postore adotto e augurando posso una buona die e un buon trivallo. Non la faccio tanto lunga, e la finisco qui e vi auguro, ci auguriamo tutti un buon lavoro e una buona giornata. So have a lovely day, have a lovely good job for the rest of the day and enjoy. Thank you. Grazie.